continuare a coltivare questi valori, far capire che lo stare insieme è qualcosa di bello, che fare gruppo, che fare comunità è una cosa fondamentale, perché prima di tutto vengono le persone, perché se c'è una buona relazione tra le persone, allora nascerà anche un'idea di sviluppo e di crescita che riguarderà tutti gli aspetti della vita civile. Allora, qua i miei amici già ci siamo presentati a Rovito nella prima serata. C'è Vincenzo, Andrea, Italo, Selene, Antonella e Gianfranco. Ne mancano tre, ma Gianni ci raggiungerà a breve, perché gli altri due sono impegnati al lavoro. Comunque, vi garantisco il loro contributo in ogni dove, anche perché vorrei fare una puntualizzazione stasera. È vero che noi il coraggio ce l'abbiamo messo, è vero che la faccia noi ce l'abbiamo messa, però una cosa che veramente mi delude è che tanti non riescono ad avvicinarsi. Vorrei capire tanto qual è il motivo di fondo che impedisce a tanti giovani, che io personalmente ho cresciuto perché ho 42 anni suonati ed è da quando avevo 15 anni che cresco ragazzi, non riescono ad avvicinarsi, nemmeno per fare uno speakeraggio. Io personalmente mi occupo di attaccare i manifesti per pubblicizzare i comizi. E questa cosa vorrei che non ci fosse nel nostro paese, è una cosa che mi fa molto pensare, perché vuol dire che quel concetto di libertà per il quale io tanto lotto, per il quale noi tutti abbiamo lottato, alla fine non è ancora un concetto sentito. Io mi auguro che per il resto della campagna questo coraggio venga fuori e che le persone veramente abbiano la voglia di dire la loro, la voglia di partecipare attivamente, perché se matura una coscienza civica vera, una coscienza civica sentita, le persone, come dire, non possono che portare ricchezza ad un movimento di cambiamento come il nostro. Non mi voglio dilungare ancora, passo la parola a Vincenzo Barrese e poi a seguito tutti gli altri, grazie. Brava. Buonasera a tutti. Allora, a Rovito mi è toccato parlare dopo Italo, ora mi tocca parlare dopo Gilda, poi dopo Andrea, insomma sarà sempre più difficile, no? Perché ognuno è sempre meglio dell'altro, sono tutti bravi. Per chi non mi conosce sono Vincenzo Barrese, abito a Rovito da circa 10 anni con mia moglie e i miei 2 figli. E innanzitutto volevo fare 2 precisazioni rispetto al discorso che ho fatto l'altra volta a Rovito, che c'è stata qualche critica. Io ho detto non votatemi, ma ho detto votate la lista, ho detto non votate la mia persona e principalmente per 3 motivi. Allora, il primo perché ritengo che la politica non deve essere personalismo. Infatti io faccio parte di questo gruppo perché questo gruppo è nato attorno a delle idee. Sono nate prima le idee, prima il programma, e attorno al programma poi si sono coalizzate tante persone che non sono solo quelle che vedete qua e neanche le altre 2 che mancano che stanno lavorando. Sono tante persone che ci stanno dando una mano da dietro le quinte, persone che ci hanno aiutato a fare il programma, che continuano a darci una mano, qualcuno anche purtroppo di nascosto, e questo si riallaccia un po' a quello che diceva Gilda, che purtroppo alcune libertà ancora non esistono, è brutto dirlo, ma nel 2016 ancora non esistono. Quindi dietro questo progetto c'è tanta gente, quindi il secondo motivo, dicevo, è quello. E il terzo perché rispetto a loro so quello che ha meno tempo, no? Quindi preferisco che nel momento in cui deve andare qualcuno a fare il consigliere ci vadano loro. La mia mano ci sarà come ci sta adesso, però se io lavoro fino alle 7, fino alle 8 è normale che preferisco dare una mano come stanno facendo tutti gli altri dietro le quinte che non entrando in consiglio. Quindi questo per chiarire. L'altro chiarimento che volevo fare è riguardo a quello che ho detto sul sindaco uscente. L'ho detto e lo ripeto, per me Felice D'Alessandro è una persona bravissima. Io ci metto la mano sul fuoco, che è una persona che non ha fatto nulla di scorretto durante i 5 anni di amministrazione, però credo che per fare il sindaco non bisogna soltanto essere bravi, una persona corretta, bisogna essere delle persone che hanno del tempo da dedicare alla comunità. Adesso nei 5 anni che sono trascorsi, io personalmente credo che il 99% dei cittadini di Rovito non hanno avuto la possibilità di capire, di rendersi conto se il nostro sindaco è stato capace di fare il sindaco o meno, perché in questi 5 anni un sindaco a Rovito non c'è stato e l'abbiamo sperimentato tutti quanti. Cioè, io guardate, forse non giro tantissimo in paese, ma io non ho sentito nessuno contento di questa amministrazione. Ecco perché dico, se il caro Felice, e ripeto caro Felice perché io non posso non volergli bene, è una bravissima persona, se il caro Felice vuol fare il parlamentare,
non può utilizzare come trampolino di lancio l'amministrazione comunale. Cioè, qualcuno mi ha detto, ma se lui ha delle aspirazioni è giusto che abbia delle aspirazioni? Sì, ma le sue aspirazioni non possono scontrarsi contro gli interessi della collettività. Se gli interessi della collettività sono quelli di avere un sindaco presente, e lui non può candidarsi a sindaco per fare il parlamentare. Ecco, io volevo solo dire questo per precisare quello che ho detto l'altra volta. Poi vorrei parlare un po' di pianeta, un po' qualcosa l'ha detta Gilda. Io ricordo circa 20 anni, forse qualcosa più di 20 anni fa, venivo qui a Pianette a prendere un carissimo collega e viaggiavamo insieme, e ricordo che vedevo questo lungo stradone, questo lungo rettilineo con case a destra e a sinistra, e già allora pensavo, cioè non sentivo questo come un paese, per me era un dormitorio, mi rendevo conto che mancava il senso di comunità. E sapete quando mi sono reso conto che questa cosa è realmente vera? Questo mio collega circa due anni fa è venuto a mancare. Io me ne sono accorto il mese dopo, il mese che lui è venuto a mancare, perché ho visto per puro caso un manifesto. Cioè, questa è la dimostrazione lampante della distanza che c'è tra le frazioni di Rovito, che è una cosa che non deve esistere. Un'amministrazione comunale deve lavorare per aggregare le comunità. È giusto quello che diceva Gilda. Un'amministrazione non deve soltanto portare avanti l'ordinaria amministrazione e pensare al bilancio. Un'amministrazione può fare tante cose che hanno costo zero. Cioè, io vedo, ad esempio, vedo questa rotatoria, no? Vedo la rotatoria a questo slargo. Questo forse è stato un primo timido tentativo di creare una forma di paese, da dare un senso a questo aggregato di case. Però oltre questo non ho visto nulla. Negli ultimi 5 anni non c'è stato nulla. E io non parlo soltanto della discarica, perché sarebbe troppo semplice parlare della discarica. Non c'è stato assolutamente nulla. E adesso io vi chiedo, ma guardandovi allo specchio, ma vi sembra logico che domani andate a votare nuovamente un'amministrazione che non vi ha dato risposte? Cioè, ma è giusto per i vostri figli? Cioè, qui un'alternativa valida c'è, qui ci sono queste persone e le altre che stanno dietro, che ci stanno mettendo la faccia, e la faccia non ce la volevano mettere. Volevamo fare tutt'altro, noi volevamo fare le passeggiate sui boschi, non stare qui ad attaccare i manifesti, a parlare davanti a voi, volevamo fare altro, ma siamo stati costretti, perché un paese senza amministrazione non può rimanere altri 5 anni come quelli passati, non ce lo possiamo permettere. L'alternativa c'è. Dal 6 giugno facciamo in modo che sia Gilda il nostro sindaco, ha dimostrato di avere delle capacità immense, c'è un'alternativa, pensateci, votateci e chiedete a tutti quanti di votarci. Buonasera a tutti, io sono Italo Romano, sono il candidato di questa lista di Rovito Pulito per Pianette. Sono un po' emozionato perché per me è la prima volta a parlare nella mia frazione. Io ho parlato a nome in rappresentanza di Rovito, è stato un onere, un onore in merito alla questione della discarica. Ho parlato alla Regione Calabria, alla provincia di Cosenza, in prefettura, ho parlato un po' ovunque in giro per la Calabria per portare avanti la questione della discarica di Celico, che ammorba da anni le nostre esistenze. Però non nascondo che qui dove sono cresciuto, qui dove ho sgambettato a piedi, in bicicletta, col motorino, sono un attimino, come dire, titubante e frenato. Vedo un sacco di persone che mi hanno anche cresciuto, anche persone che magari sono in questo momento avversarie tra virgolette politiche. Vedo Biagio, per esempio, che è uno che ci ha fatto crescere a Cazziate, qui sotto al campetto di Pianette. È una cosa che voglio sottolineare, è questo astio che si viene a creare in questa campagna elettorale. A me personalmente il sindaco ha tolto il saluto, nonostante mi ha chiesto fino a 10 giorni fa di far parte della sua lista. È una cosa che mi dispiace, è una cosa che non fa bene alla comunità. Noi in queste elezioni dobbiamo portare avanti programmi, non personalismi, dobbiamo portare avanti il bene della collettività e dobbiamo cercare di lavorare, anche se ovviamente da parti avverse, sempre per lo stesso obiettivo. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Abbiamo fatto un programma molto grande, alcuni molto vasto, alcuni hanno detto un libro dei sogni. Io adesso andrò a esplicare qualcosa per quanto riguarda la tematica ambientale, perché è quello di cui mi occupo, è il mio lavoro, sono stati i miei studi. In questo programma non c'è un progetto che va oltre i 30.000 euro, quindi libri dei sogni qui non ce ne sono.
Io oggi vorrei parlarvi, iniziare a esporvi un po' il nostro programma, e vorrei parlarvi della gestione dei rifiuti, della gestione del ciclo dell'acqua, dei siti contaminati, e poi ovviamente legarmi alla questione della discarica di Gerico, perché noi viviamo sotto un ecomostro. Ogni sera subiamo gli effluvi, gli odori di una discarica illegale, una discarica che non può stare lì, lo abbiamo dimostrato in più sedi, lo abbiamo dimostrato in più parti, e le nostre battaglie le abbiamo vinte, perché in questo momento la discarica sta lavorando a regime praticamente pari al 10% del suo utilizzo. Il circuito pubblico, grazie anche alla disponibilità che abbiamo incontrato alla regione, non viene a sversare qui a Cerico, nonostante poi alcuni sindaci della Presila stanno cercando di fare carte false per andare a sversare lì dentro. E soprattutto finalmente pare siano cessati, almeno in parte, gli odori, perché in questo momento la lavorazione è praticamente ferma. Per quanto riguarda la gestione dei beni comuni, perché il nostro programma si basa su parole fondamentali quali ad esempio i beni comuni, il ciclo dei rifiuti, il ciclo delle acque, sono beni essenziali che in questo momento vengono accollati alla popolazione con cifre esorbitanti. Noi vogliamo riorganizzare il ciclo di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti, e lo vogliamo fare in base a una strategia, si chiama strategia rifiuti zero. Come si spiega la strategia rifiuti zero in due parole? È un po' difficile. Io ho qua un esempio, questa è strategia rifiuti zero: una bottiglia di acqua di vetro, un bicchiere di vetro e rifiuti qua non ce ne sono. Questa è strategia rifiuti zero, significa riduzione a monte della produzione dei rifiuti, e fondamentalmente significa seguire le normative europee e nazionali, le stesse normative che con molte delle persone qui presenti abbiamo portato avanti lì alla sbarra per bloccare un ecomostro di proprietà di un imprenditore che in questo momento è sotto inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Speriamo che il nuovo procuratore Gratteri riuscirà a fare luce su quello che è avvenuto lì sopra e su quello che continua a avvenire lì sopra, sugli intrighi politici, perché ci sono stati degli intrighi politici, e soprattutto sugli intrighi economici, perché ci sono stati un sacco di soldi buttati, anche pubblici. Non tutti lo sanno, ma la discarica di Gerico ha ricevuto 1,5 milioni di euro del patto territoriale silano, ovvero soldi nostri, hanno usato i nostri soldi per avvelenarci. È una cosa meravigliosa. Parlavo di ciclo dei rifiuti, perché il ciclo dei rifiuti deve essere un ciclo, ovvero un cerchio, deve chiudersi, non bisogna buttare niente in discarica. È ovvio che oggigiorno, con la produzione che abbiamo a livello nazionale, non è possibile portare totalmente avanti questa strategia. È logico però andare a ridurre il più possibile la frazione indifferenziata, ovvero quello che noi gettiamo nel cassone, nel mastello nero. E noi cercheremo di fare proprio questo, e in primis cercheremo di andare a ridurre i costi delle tariffe. Come facciamo? Semplicemente copiamo i comuni che hanno già fatto cicli virtuosi di gestione dei rifiuti, in primis Saracena, che anche oggi è stato alle cronache nazionali in merito a una questione che adesso andrò a esplicarvi ed è quello che noi vogliamo fare qui. Noi riorganizzeremo il ciclo dei rifiuti e faremo una tariffa puntuale. Che significa tariffa puntuale? Significa che meno rifiuti produciamo, meno pagheremo. Quindi le famiglie che fanno bene la raccolta differenziata saranno premiate con la riduzione della tariffa. E come faremo? Faremo con un bel software, un bel codice a barre, ogni famiglia avrà un codice identificativo e l'operatore ecologico potrà andare a effettuare la raccolta e stimare quanta spazzatura ha prodotto nell'arco del mese e dell'anno, e quindi ridurre la tariffa in merito alla virtuosità della famiglia in questione. È una cosa che si può fare tranquillamente, il software costa solo 5.000 euro. Abbiamo delle persone che sono disposte a darci il software in gestione tranquillamente per i primi 5 anni, per poi andare ad ammortizzare i costi nel corso della prima amministrazione. Poi come faremo? Abbiamo una bella isola ecologica che ancora non è stata inaugurata. Questa isola ecologica ha una storia bella lunga, perché nasce da un progetto di 5-6 anni fa. E anche grazie ad alcuni di noi questo finanziamento è stato accaparrato dal comune. Purtroppo prima era stato messo come sito
le castagne. Ovviamente è impensabile andare a posizionare un'isola ecologica nelle castagne, perché l'isola ecologica dovrebbe essere al centro della comunità, in quanto ogni cittadino dovrebbe essere in grado di interfacciare direttamente con la stessa, andando a conferire a esso stesso il materiale che deve andare a smaltire. In questa isola ecologica noi andremo a posizionare un bellissimo impianto di lombricoltura. Cos'è la lombricoltura? La lombricoltura consiste in delle vasche di una grandezza circa la metà di questo spiazzale, dove ci sono dei lombrichi. Questi lombrichi che fanno? Mangiano e trasformano la frazione umida in compost. Noi l'umido non lo trasporteremo più a Calabria Maceri, non lo trasporteremo più a Celico, non andremo più ad arricchire i privati che si arricchiscono sulla nostra pelle cercando di perpetrare emergenze. La regione Calabria sarà in emergenza rifiuti fino al 2017. La regione finanzierà fino al 2017 un'emergenza rifiuti che fondamentalmente ormai non c'è più. Noi vogliamo uscire dal ciclo regionale come ha fatto il comune di Saracene, lo possiamo fare con piccoli passi. La lombricoltura costa 20.000 euro, 20.000 euro semplicemente. Noi tratteremo il nostro organico nel nostro paese e creeremo ricchezza, perché ovviamente significa posti di lavoro. Ad affiancare ciò andremo a raccogliere sempre più frazioni, andremo a raccogliere il vetro, andremo a raccogliere i rifiuti elettrici ed elettronici, andremo a raccogliere in proprio gli oli esausti, e in mezzo agli oli esausti c'è un bellissimo progetto che è uscito fuori dal coordinamento Libera. Siamo stati due anni fa circa a fare una bella giornata di programmazione in merito alla gestione dei rifiuti, e insieme a un'azienda di Castrovillari abbiamo tirato fuori una bella iniziativa, ovvero quello di creare un vero e proprio centro di smaltimento degli oli esausti. Con questi oli esausti cosa ci facciamo? Ci facciamo biocarburante con cui andremo ad alimentare i mezzi comunali, e anche ovviamente in merito al quantitativo di olio che riuscirà a smaltire, potremo andare ad alimentare anche altre auto o altri mezzi del comune stesso, o anche delle aziende che interfacciano col comune. Potrebbe essere anche una buona idea, iniziativa di baratto con le aziende che supportano il comune. Oltre a questo andremo a differenziare un'altra serie di frazioni, come i farmaci. Andremo a interfacciare direttamente con le attività, cercheremo di fomentare le attività per la riduzione degli imballaggi, cercheremo di dare degli incentivi alle attività, e cercheremo di coinvolgere i supermercati e gli alimentari, di modo da poter ridurre sempre più i prodotti confezionati, andando verso l'acquisto di prodotti sfusi. Ad esempio, uno dei ragazzi presenti nella nostra lista, Gianni, che adesso tra poco arriverà, è in ritardo ovviamente, perché lui cosa ha fatto un bel negozio di prodotti sfusi a Spezzanosina. È il futuro, i prodotti sfusi sono il futuro, ritornare a quello che eravamo una volta, questo significa rifiuti zero. Ovviamente per fare questo c'è bisogno di un'organizzazione differente, c'è bisogno della formazione dei dipendenti, che ormai sono obbligatorie sia in materia ambientale che in materia di sicurezza sul lavoro. E noi vogliamo creare una cooperativa. Questa cooperativa servirà ad assorbire tutte le persone che in questo momento stanno lavorando in maniera precaria al comune, e soprattutto ad assorbire altre persone che in questo momento un lavoro non ce l'hanno, ma non solo 10 giorni al mese, 10 giorni all'anno come è solito fare qui, ma è solito fare un po' ovunque. Cercheremo di dare lavoro per tutto l'anno, e con questa cooperativa gestiremo la raccolta dei rifiuti, gestiremo il ciclo delle acque e gestiremo il verde pubblico. Soprattutto inizieremo una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, negli uffici pubblici e nei luoghi pubblici. Lo abbiamo già fatto come Comitato Ambientale Presinano nella scuola qui davanti. Abbiamo fatto per 2 anni un bel corso di rifiuti zero a tutti i ragazzi della seconda e della terza media, e cercheremo di rendere questa tipologia di corsi una prassi. È arrivato Gianni, parli del diavolo. Cercheremo di rendere effettivo ogni anno questi corsi nelle scuole, e cercheremo di coinvolgere
più persone, più ragazzi che vogliono mettersi a disposizione. La Regione Calabria in questo momento ha aperto un bando di 50.000 euro per la formazione e per la diffusione delle buone pratiche. Perché non partecipare? Ci sono un sacco di bandi. E sempre a proposito di questo, volevo tirare una frecciatina a chi pensa che i bandi si prendono attraverso le amicizie, attraverso la pacca sulle spalle di politici rampanti o attraverso le amicizie di politici nazionali. I bandi si prendono se sai compilare i bandi, i finanziamenti si prendono se sai compilare i bandi, e noi i bandi li sappiamo compilare. I bandi ci sono, i finanziamenti ci sono, sono a pioggia, basta semplicemente partecipare e compilare i bandi bene e si prendono un sacco di finanziamenti. È molto semplice fare le cose. Noi vogliamo cambiare la modalità di gestione, perché si tratta semplicemente di programmazione, non è una questione economica quello gestire un paese come Rovito, è semplicemente un fatto di programmazione e di gestione, e vogliamo coinvolgere tutte le persone in questo progetto. Sempre inerente a questo, abbiamo già pronto un regolamento che purtroppo avevamo già proposto all'amministrazione attuale, un regolamento sulle ecosagre. Quale miglior posto per informare le persone se non le sagre, le feste, fare feste al rifiuti zero è possibile. Lo fanno in molti paesi in giro per l'Italia, lo fanno anche in Calabria. Noi vogliamo appunto che venga approvato questo regolamento. Lo abbiamo protocollato 3 anni fa, purtroppo non è stato possibile approvarlo in consiglio, come abbiamo protocollato forse 5 anni fa un regolamento del verde scritto dalla vecchia associazione di ricreazione Rovito, in particolar modo da Francesco Buconato, un regolamento del verde che era stato portato in consiglio, approvato, e poi è stato fatto un bel passo indietro. Perché? Perché non era stato compilato alcuni spazi dove bisognava mettere il tonnellaggio dei camion che poteva passare nel paese, e quindi questo cosa ha dimostrato? Che si stava andando ad approvare in consiglio qualcosa che nessuno aveva letto. E purtroppo il regolamento del verde è rimasto fermo al palo, e adesso qualcuno se l'è messo anche nel programma. È così. Detto questo, diciamo che per quanto riguarda la gestione dei rifiuti ci sono tanti altri ovviamente progettini da portare avanti, che ovviamente non diremo tutti a pianetto, cercheremo di tenerceli anche per le altre frazioni. Passando sempre alla situazione dei beni comuni, questa volta voce acqua. L'acqua è un bene comune, ovviamente, dovrebbe essere a disposizione di tutti. Abbiamo stravinto un referendum nel 2011, quando ancora la sinistra credeva nei referendum, non li boicottava come è stato fatto qualche mese fa con le trivelle, come si vuole fare a settembre con i referendum costituzionali. Vabbè, la sinistra. Bene. Col ciclo dell'acqua vogliamo fare semplicemente